Bentrovati in un nuovo video. Oggi analizzeremo i comics che ho letto del mese di settembre. Cominciamo subito. Abbiamo Daredevil 9, dove qui continua la storia di introduzione. Abbiamo belle tavole, i colori sempre belli. C'è Bullseye che fa uno spettacolino, Matt lo ferma in qualche modo assieme ad Elektra. Dopo abbiamo Devil che torna, cioè Matt che torna nello studio di Nelson, cioè nello studio vecchio, che ha lui come nuovo compagno. E incontra Foggy, batti beccare un po', poi a Foggy secondo me gli passerà. Ed eccoci qua, poi dove torna a San Nicolas la sera e viene sgamato da un ragazzino. Allora, secondo me è giusto che Daredevil ora fa il prete in qualche modo, perché ragazzi è un personaggio cattolico, mettetevelo bene in testa. E secondo me ci sta. Poi non so quanto durerà, ma quello è un altro discorso. E stavo dicendo, qui non mi è piaciuta tanto questa cosa che dopo tanti anni i supereroi si fanno sempre scoprire. Sempre qualcuno che lo scopre. Che cos'è questo? Sei tu quell'eroe? Questa è una cosa che secondo me devono cambiare un po', perché sta stancando. Poi la copertina del 10 e va bene. Poi abbiamo recupero Doctor Strange numero 1, cioè il 44 della numerazione completa. Qui in pratica abbiamo il nostro dottore, dove si trova a una crisi, perde la magia attorno a sé, torna a lui, e poi disperato, le tavole sono cose così, vedete? Poi disperato va da Tony Stark piangendo, cosa che non ha quasi mai fatto. Stark lo aiuta, fa un viaggio poi nello spazio e atterra su una destinazione che non è proprio quella che desiderava. Questa copertina è il 2. Ho preso questo spillato perché volevo approfondire un po' il carattere di Doctor Strange per capirlo meglio, ma non lo so. Se li troverò sempre a 2 euro, i prossimi li prendo, vediamo. Poi abbiamo Titans Best World numero 2. Il primo mi era piaciuto e anche questo mi è piaciuto. Guardate che tavola. La storia continua con alcuni eroi che diventano delle bestie. Guardate che serpentone bellissimo qua. Batman diventa un lupo. Black Adam un leone nero. Bellissimo. Sono combattimenti, c'è azione, c'è Nightwing che fa l'eroe. Poi c'è il figlio di Superman qui, che con i residui della necrostella là di Starro, di quello che si è formato di Starro, e in pratica sono diventati mostri umani in bestia, sono trasformati. Questa è la... Poi abbiamo Miles Morales, Spider-Man numero 14. Qua abbiamo il finale di punizione, si concludono gli scontri un po' con quello che era rimasto dell'ultimo numero. Anche qui mi piacciono molto le tavole, mi piacciono i colori. Ci sono pure pagine, come vedete, in bianco e nero fatte apposta, che ci stanno un casino. Poi l'altra storia, sì, c'era un'altra, è l'altra storia dove porta lui uno dei suoi cloni a casa e l'adotta come fratello maggiore, tipo. Loro lo adottano bene. Poi c'è qualche altro scontro, c'è Capitan Marvel. Guardate tavola. Bellissimo. E niente. Poi vedremo il prossimo numero come sarà. Tanta copertina è stupenda. Inizia anche Blood Hunt, la caccia di sangue, che è su alcuni spillati pure. E infine abbiamo il Batman 102. Allora, qua abbiamo quattro storie. Rivelazione, poi Prigione Oscura, dalla parte 1 alla parte 2, parte 3, è un'altra storia. Lo spirito di Batman ne va sempre di storie interiori, per adesso. Batman, diciamo che è morto, hanno impiccato, però c'è un altro che si finge Batman, un po'
Guardate Punchline, che bella qua. Molti ci credono che è lui. Questo si dice Batman, ovviamente, non è lui. Poi c'è Damian, confuso. Guardate qua, bello. All'inizio sembra che gli credono, poi non gli credono. E intanto Batman sta passando di cotta di cruda. È tipo in coma, sotto osservazione. È complessa quella storia. È anche molto lunga. Poi c'è la Wall qui in copertina. Mamma mia, sta Wall poi torna, sicuro, secondo me. A parte che l'abbiamo pure qua, perché chatta e parla un po' con quelli. C'è Flash. Guardate, Damian qua è bellissimo. Sì, questo è quello che spinge Batman. Sente Bruce Wayne, sente tutto. Poi raduna pure persone, insomma, le combina un po'. Poi c'è anche Tim, il terzo Robin. E niente, poi continua. Bene, queste erano le letture comics, purtroppo poche, di questo mese di settembre, che ormai è finito. Bene, ragazzi, se vi è piaciuto il video, ci vediamo alla prossima, che come ho detto ho trasformato i video acquisti in video lettura. Gli acquisti li metterò via via che li compro piano piano. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.